Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestensa, diverse le notizie. Parleremo di sanità, di economia, ma anche ovviamente di agricoltura e poi tanti gli eventi che stanno caratterizzando e hanno caratterizzato il fine settimana e poi spazio ovviamente allo sport con la SPAL, ma apriamo con la sanità. Ancora agitazione e rapporti tesi tra le aziende sanitarie e il sindacato Anao Assomed. Martedì sarà sciopero nazionale, ma lo scontro è acceso. Sentiamo. Sciopero nazionale di 24 ore per martedì 5 dicembre è quello indetto tra gli altri anche da Anao Assomed, il sindacato che rappresenta medici e dirigenti sanitari italiani che non chiedono aumenti economici ma assunzioni, un adeguato finanziamento al sistema sanitario, dicono, e di cancellare i tagli alle pensioni. Queste le motivazioni dello sciopero nazionale indetto anche dalla CIMO FESMED e da Nursing Up. Inoltre tiene sempre banco il braccio di ferro tra le aziende sanitarie ferraresi e Anao Assomed. La sanità estense starebbe attraversando una gravissima crisi, sottolineano dal sindacato, che non esclude un altro sciopero prettamente locale per denunciare la situazione. Non c'è alcun rischio o piano di rientro per la sanità ferrarese, né alcun pericolo di chiusura di ospedali in provincia. E quanto puntualizzano le aziende sanitarie attraverso una nota in cui si legge che le difficoltà nel reclutamento di professionisti non dipenderebbero da volontà aziendale, ma dalla scarsità di medici sul mercato del lavoro. Nonostante questa situazione, aggiungono dalle aziende sanitarie estensi, solo nell'ultimo anno sono state effettuate oltre 180 assunzioni. L'associazione Amici della Carife comunica che stanno arrivando gli indennizi del 10% agli ex azionisti della Cassa di Risparmio. Si tratta della seconda tranche di indennizzo dopo il 30% già pervenuto. Il fondo indennizzo risparmiatori gestito dal Consap di Roma avrebbe fatto partire la seconda tranche di bonifici riguardanti gli indennizzi agli ex azionisti della Carife. L'associazione Amici della Cassa di Risparmio comunica che alcuni dei loro associati avrebbero già ricevuto sul loro conto corrente bancario il bonifico dell'indennizzo. Questo equivale al 10% della somma originariamente pagata per l'acquisto delle azioni della ex Cassa di Risparmio di Ferrara. Secondo quanto dichiarato dal FIR, commenta Marco Cappellari, presidente dell'associazione, i bonifici dovrebbero proseguire per diverse settimane. Questo indennizzo del 10% si somma al 30% già pervenuto, per un totale di indennizzo del 40% della somma originariamente pagata dai risparmiatori per l'acquisto delle azioni della Carife. Aspettavamo questi bonifici già da diverse settimane, commenta da Amici della Cassa di Risparmio. Campagna Amica News è tornata in onda su Telestense ed è disponibile anche sul canale YouTube. Qui si è fatto un focus sulla pesca alle prese con la calamità del granchio blu, poi è stato dedicato spazio a tutti gli appuntamenti che precedono il Natale al mercato coperto di via Montebello a Ferrara, ma anche sull'approvazione della legge italiana contro il cibo fatto in laboratorio, che la Coldiretti interviene così. Alla Camera è stata approvata la legge dove in Italia in questo momento qui è bandita la produzione, la commercializzazione e anche l'utilizzo della carne, non so neanche come chiamarlo, comunque del prodotto, diciamo, coltivato dove? In un bioreattore. Sicuramente ci sono stati dei momenti di anche grande tensione. E il riferimento non può che essere alla vicenda salita alla ribalta delle cronache nazionali, lo scontro tra il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini e il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova durante un sit-in organizzato dall'associazione mentre era in corso alla Camera la discussione del disegno di legge sulla carne coltivata. E siamo stati un attimino anche un po' troppo messi sotto la condizione di dover magari assistere ad una cosa che sicuramente non abbiamo avuto piacere di vedere, perché insomma andare a manifestare al cospetto di 2 milioni di persone che hanno espresso la propria volontà
così con dei cartelli anche abbastanza, diciamo, offensivi, coltivate ignoranza, chiaramente poi si può scaturire una certa reazione proprio a tutela di quelle persone e anche di tutte le, diciamo, amministrazioni comunali e regionali che ovviamente in questo momento qui mettere un attimino un po' di luce in quella che potrebbe essere una condizione che va a controvertire o comunque a mettere in dubbio quello che naturalmente fino ad oggi è stato, chiaramente questa è una situazione che crea un attimino un po' di disagio. Una battaglia, quella della Coldiretti contro la carne sintetica, portata avanti ormai da diverso tempo. Quello che noi abbiamo fatto in maniera molto puntuale e diciamo a livello nazionale e seguiremo chiaramente anche a livello europeo, è solamente quello di accendere proprio la luce, non essere oscurantisti, ma di dare alla ricerca, di dare alla scienza, di dare alle condizioni per le quali possiamo avere veramente un riscontro di quello che potrebbe essere una condizione sulla quale spacciamo alimenti che possono essere pseudo naturali, ma che effettivamente sono fatti all'interno di un bioreattore, con tutto quello che ne consegue per poterli chiaramente, diciamo, produrre, contrariamente a quello che è successo fino ad oggi, cioè che è la natura che ce li offre, che è il nostro paese che li distingue, che è il nostro paese che ne fa veramente un valore di eccellenza, dimostrato anche dalla dieta mediterranea alla condizione che il nostro paese può annoverare, insomma, posizioni abbastanza eccellenti per quanto riguarda la longevità della vita. Il peso della legge e le conseguenze delle politiche razziste in Italia, e questo è il titolo di una mostra ideata e curata nel 2022-2023 dagli alunni della classe 4G del corso Scienze della Conservazione dei Beni Culturali del Liceo Roiti di Ferrara, con il supporto del MEIS, che da dicembre è esposta alla scuola statale Boiardo di Ferrara. Allora, sentiamo direttamente gli studenti che ce la spiegano così. Questo progetto, appunto, come dice il titolo, Il peso della legge, è un progetto che ci ha permesso di capire e studiare gli effetti pesanti che hanno avuto le leggi razziali del 1938 su queste famiglie. Quindi abbiamo trovato documenti di sequestri di proprietà, di sequestri di beni, e a partire da questo abbiamo studiato e abbiamo cercato. All'inizio ovviamente non avevamo un'idea precisa di come sarebbe venuta fuori questa mostra, ma abbiamo deciso appunto di fare questa mostra in pannelli, ma dopo ve ne parlerà meglio la mia compagna, affinché ovviamente venisse trasportata, quindi si diffondesse questo nostro studio, e abbiamo anche cercato di mettere in concomitanza le leggi razziali che abbiamo studiato una ad una con gli effetti che le singole leggi hanno avuto su queste famiglie. E in questo modo, appunto, l'obiettivo è quello di studiare il passato per mettere in evidenza le storie di queste famiglie, che appunto grazie al nostro lavoro sono state ricordate, per appunto non ricommettere gli errori che sono stati fatti in questo periodo anche in futuro. La mostra inizia con un inquadramento generale del contesto sia storico che proprio spaziale. Infatti abbiamo i primi due pannelli dove c'è una linea del tempo, per capire appunto gli eventi, dove collocarli, e anche una cartina geografica. Noi ci siamo soffermati più che altro sulle storie di famiglie ferraresi e ravennate, quindi si parte tutti da lì, anche se poi dopo ci sarà un viaggio molto lungo anche per certe persone. E invece nel terzo pannello c'è appunto un focus sul manifesto della razza, che è, possiamo dire, il contesto culturale in cui tutto questo è accaduto, no? Perché queste leggi non sono sbucate fuori dal nulla, c'era un contesto culturale prima che ha permesso che queste fossero scritte e approvate. Perciò quello è sicuramente una parte molto importante. E poi alla fine della mostra, ma in realtà il corpo centrale, è composto da questi pannelli che sono divisi in due. Da un lato c'è la storia della legge in particolare e tutte le sue varie peculiarità, e dall'altro gli effetti che questa particolare legge ha avuto
sulle diverse famiglie. Andiamo in provincia di Ferrara, più di 100 sacchi di rifiuti raccolti nel corso di una mattinata, quella di sabato 2 dicembre a Lido Volano, un'operazione di pulizia che ha visto impegnati una trentina di volontari, associazioni e realtà del territorio che si sono rimboccati le maniche per ripulire il tratto di spiagge argine a mare che dista quasi 3 km dall'ultimo bagno del Lido di Volano verso Lido Nazioni, raccolti rifiuti di vario genere, tra cui persino 21 boe e 7 pneumatici. Sentiamo allora il racconto di due volontari di Volano Borgo Antico. Siamo di nuovo qui per pulire questa spiaggia. Siamo a Lido di Volano, questa spiaggia fantastica, presa un po' di mira da rifiuti, la maggior parte provenienti dal mare, purtroppo dalla pesca ittica, dalle persone che passeggiando buttano i rifiuti in terra inconsapevoli del danno che possono procurare, e le microplastiche. Sparse ovunque, pericolose sia per gli animali soprattutto che per le persone, perché poi alla fine queste microplastiche vengono mangiate dagli animali, vengono ingerite dai pesci e ce le ritroviamo comunque sul banco alimentare. La raccolta non è solo finalizzata al riempimento del sacco, ma proprio a non gettare più rifiuti in terra. Ancora una volta questa è una questione per una grande occasione di pulizia, grazie appunto al parco e alle varie istituzioni che ci hanno consentito di entrare con i mezzi qua, perché sarebbe stato impossibile entrare e fare quello che stiamo facendo oggi. Per cui un grazie al parco, un grazie alle istituzioni, al Corpo Forestale e alla Clara, tutte quelle che ci aiutano, e speriamo di fare meno, ma soprattutto speriamo di infondere in ogni cittadino il valore di questo territorio e di sporcare sempre meno. Torniamo in città, Ferrara entra nel vivo del Natale, si accende dei colori della festa, accese le nuove luminarie che sono state attivate sabato. Sabato, al primo calar della sera, le luci natalizie, 130 km tra fili e decorazioni già installati nelle scorse settimane, hanno fatto brillare il centro storico di Ferrara, la Maxi Stella in Piazza Municipale, un tappeto di luci sopra Corso Martiri della Libertà, hanno spinto tanti ferraresi sabato in centro a guardare all'insù in attesa, come da tradizione, dell'accensione poi dell'albero che avverrà venerdì 8 dicembre prossimo davanti alla cattedrale. L'evento prevede la presenza di un coro gospel, mentre Amy Stewart nello stesso giorno si esibirà a partire dalle ore 20:30 sotto le luminarie di Viale Cavour con un evento inedito per il quartiere GAD. Palco e pubblico infatti domineranno il boulevard illuminato della principale arteria della città che diventerà la scenografia per il concerto. E a proposito di festività, venerdì 1 dicembre Copparo ha inaugurato la pista di pattinaggio su ghiaccio. È stata inaugurata nel pomeriggio di venerdì 1 dicembre la pista di pattinaggio sul ghiaccio che accompagnerà Copparo durante le prossime festività e che resterà in Piazza della Libertà fino a metà del mese di gennaio. L'attrazione sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19:30 e sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 22:30. La notte di San Silvestro si potrà pattinare anche dalle 22 alle 2. Nel pomeriggio si sono accese anche le luminarie natalizie stradali del capoluogo e delle frazioni, mentre domenica si potranno visitare anche i mercatini creativi Creativando, dove trovare le decorazioni natalizie e i primi regali. Si tratta dei primi passi del percorso Un Magico Natale a Copparo, che condurrà alle festività e prenderà il via ufficialmente, come vuole la tradizione, il prossimo 8 dicembre. Sport Spal finita 0-0, la sfida col Gubbio di sabato nel tardo pomeriggio, un pareggio che fa classifica per i biancoazzurri che sperano di tornare a vincere il prima possibile. Commenti e sensazioni da questa trasferta che saranno approfondite nel corso di lunedì sport su Telestense, ce li racconta Alessandro Sovrani.
La Spal è tornata dalla trasferta di Gubbio con un punto che possiamo dire tutto sommato meritato, anche se è doveroso sottolineare come i padroni di casa possono rammaricarsi per le due traverse colpite, parte bassa della traversa nel primo tempo alla mezz'ora da un colpo di destra ravvicinato di Corsinelli dopo un preciso cross dal fondo di Marco, e alla 14esimo della ripresa da un gran sinistro dalla distanza di Massimo. Per il resto gara molto equilibrata, con fasi alterne, con entrambe le squadre in difficoltà nel costruire azioni pericolose, tant'è che i due portieri sono rimasti quasi del tutto inoperosi, se si fa eccezione per l'estremo difensore della formazione di casa Vettorel, bravo a chiudere con un'uscita a terra su Rabbi lanciato a rete da Antenucci, che aveva approfittato di una palla persa sulla propria tre quarti campo da Di Massimo. Qui secondo noi Rabbi avrebbe potuto fare è meglio. Per quanto riguarda le altre azioni pericolose, sono veramente da registrarsi con il contagocce. Nelle ultime partite questa squadra sta facendo bene, è logico che ci manca quell'ultimo passaggio, no? Come dicevo anche nelle conferenze passate, però l'atteggiamento, la voglia di non mollare, di uscire da questa situazione c'è da parte di tutti, e di questo sono particolarmente contento. Continuità di risultati ti porta a essere più in fiducia, e noi dobbiamo fare di tutto questa settimana, in particolar modo sabato, riuscire a portare a casa una vittoria, anche perché ce lo meritiamo e lo meritano i tifosi, ce lo meritiamo tutti, e quindi con la spinta dei nostri tifosi la speranza è quella di tornare alla vittoria. Ricordiamoci anche ancora una volta le tantissime assenze a cui ha dovuto far fronte il tecnico Spallino, e nel corso della settimana, oltre agli indisponibili di lunga data nella lista, si sono aggiunti pure Contigliano e Rosafio, che tra l'altro era stato l'autore del gol del provvisorio vantaggio con l'Ancona. Assenze che finiscono con il pesare e non poco nel cammino della formazione bianco-azzurra, che comunque oggi ha conquistato un punticino che fa molto comodo. Spal che è salita a quota 14 e ha agganciato al penultimo posto la Juventus Next Generation, sconfitta 1-0 sul campo della capolista cesena. KO anche Lentella, che si trova a 3 punti davanti alla squadra ferrese. Lentella sconfitta in casa 2-1 dal Pescara, e domenica, anzi sabato prossimo alle 18.30, proprio ospite dei biancoturri. Questo sarà un confronto molto importante in vista della fase finale di questo girone di andata. Poi ci sarà la trasferta di Pineto ed invece interno con l'Obbio, perché se la Spal dovesse riuscire a superare anche la squadra il cui direttore sportivo è il ferrarese Matteo Supervi, farebbe un bel passo in avanti in attesa anche delle due ultime non impossibili gare della prima fase del campionato e soprattutto del mercato, e logicamente anche del recupero di una buona parte degli infortunati. Insomma, torniamo da Gubbio, diciamo leggermente incoraggiati, perché abbiamo visto una Spal dar continuità a quel processo di crescita, seppur molto ridotto, molto limitato, ma che avevamo già intravisto nel corso della gara con l'Ancona. Qualcosa di meglio indubbiamente si sta vedendo, anche se dobbiamo andare avanti con la politica dei piccoli passi, perché serve molto di più per riuscire a riportarsi ad un livello di tranquillità. Basket ora, 100 sconfitte in trasferta nel derby contro Forlì sabato sera, sfida finita 82-62 per i padroni di casa. Ecco l'analisi a fine partita di coach Mecacci. Forlì è sicuramente una squadra più forte, più anche in fiducia di noi, con una maggiore sicuramente in questo momento sicurezza nei propri mezzi. Lo sarebbe stata se fossimo stati al completo. È chiaro che è oggettivo che regalare, purtroppo per le evidenti ragioni, un americano aumenta ancora di più il divario. In più non sono attenuanti, sono dati oggettivi, ci sono dei giocatori che non stanno nemmeno troppo bene fisicamente per acciacchi e problemi cronici che ci portiamo dietro durante la settimana, in cui anche allenarsi diventa un problema. Però onestamente non ho voglia di cercare alibi. Forlì ha giocato la sua partita, ha messo da subito le cose in chiaro, c'era un altro livello di energia
tra le due squadre c'era una netta differenza e questo non lo possiamo accettare. Poi è chiaro che adesso è il momento di non disunirsi, su questo campo si poteva perdere, sicuramente speravamo di fare una figura migliore, però mercoledì c'è un'altra partita in casa contro una squadra altrettanto forte e difficilissima, però sono convinto che i ragazzi si presenteranno con un'altra faccia perché sono i primi ad essere dispiaciuti. Ringraziamo i nostri sostenitori che anche oggi hanno cantato e incitato la squadra per 40 minuti, credo che anche loro possano comprendere la situazione. Mercoledì dobbiamo giocare con un altro tipo di atteggiamento e con un altro piglio, consapevoli che adesso non è il momento di diciamo così aspettare ovviamente che rientri Mitchell, ma di trovare le risorse al nostro interno per provare a fare un'impresa. È un'impresa a tutte le partite, oggi vincere questa partita era un'impresa, però siamo questi e dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto durante tutto il girone di andata. E con questo è tutto, grazie e arrivederci.